In cella un tossicodipendente di 23 anni residente a Termoli per ottenere denaro dai familiari utilizzava violenze fisiche e psicologiche, arrestato. Si terrà lunedì 30 nella capitale il tavolo tecnico per la risoluzione della vertenza vicola Matesina. Oggi proteste vibrate dei lavoratori della gamma. Per la flessione delle vendite delle automobili Fiat, le organizzazioni sindacali sono preoccupate. Confronto chiesto con l'azienda per il futuro di Termoli. Al via lo studio epidemiologico per la piana di Venafro dopo la convenzione avviata tra comune e azienda sanitaria. L'accordo è giunto dopo un finanziamento di 60.000 euro. Bentrovati a Termoli, un 23enne costringeva il padre, invalido totale, e la zia a consegnargli denaro per soddisfare le proprie esigenze di dipendenza dalla droga. I familiari, vittime di una serie di azioni vessatorie perpetrate dal giovane tossicodipendente, si sono rivolti alla polizia, esasperati dal clima di violenza nel quale erano costretti a vivere e dalle continue richieste di denaro e beni preziosi. Il giovane, con precedenti per reati contro la persona, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato. La questura ad Isernia ha denunciato in stato di libertà un 21enne resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Quindi anche in questo caso gli operatori della polizia hanno fermato il giovane e recuperato una busta al cui interno sono stati rinvenuti numerosi involucri di hashish per un peso totale di oltre 21 grammi. E lasciamo la cronaca. Lunedì 30 settembre, in programma a Roma, il tavolo di confronto per la vertenza gamma di Boiano. L'incontro è programmato al Ministero dello Sviluppo Economico. Gli oltre 260 dipendenti attendono risposte per il loro futuro. Il 4 novembre scadranno gli ammortizzatori sociali. C'è stata un'altra manifestazione questa mattina dei lavoratori della GAM. Dagli stabilimenti dell'azienda di Monteverde, in corteo, si sono portati fino alla strada statale 17, Appulo Sannitica, nei pressi di Boiano, volendo segnalare lo stato di difficoltà in cui versano da tempo e la mancanza di soluzioni adeguate. Nei discorsi dei lavoratori e dei dirigenti sindacali, tra le tante cose c'è la richiesta sacrosanta di un tavolo di confronto tra le parti, tavolo tra l'altro ottenuto dal Ministero a conclusione del corteo di protesta. Qui bisogna capire, è stato firmato un accordo il 28 febbraio del 2017. Chi ha rispettato questo accordo sono stati solo i lavoratori, perché stanno lavorando all'incubatoio con un contratto che noi ci siamo accordati al Ministero. Non vogliamo sapere di chi è la colpa della regione, di Amadori. Noi ci stiamo preoccupando che si stanno perdendo un investimento di 40 milioni di euro in questo territorio che ormai sta sparendo dalla cartina geografica, dove non c'è lavoro, la gente se ne va, ci sono solo gli anziani che per fortuna hanno un po' la pensione, se no altrimenti questo territorio sarebbe morto. Quindi l'incontro al Ministero dove lì si chiarisca chi ha preso degli impegni e chi questi impegni non li ha mantenuti, una cosa molto semplice, altrimenti andremo a Roma, cioè stiamo vedendo la data per andare sotto al Ministero, perché non è più possibile farci prendere in giro fino a questo punto. La soluzione è chiedere urgentemente al Ministero di essere convocati, perché noi l'accordo l'abbiamo sottoscritto al Ministero e chiediamo al Ministero di far rispettare quell'accordo che noi abbiamo sottoscritto. Se questo non avviene nei tempi brevi, rischiamo che dal 4 di 9 ottobre partiranno 250 lettere di licenziamento, e che significherebbe la fine di un'epoca di questa regione, perché significherebbe rinunciare per sempre all'avicolo. Come già detto, i lavoratori hanno ottenuto la convocazione ministeriale per lunedì 30 settembre alle 11, dove sarà ricevuta una loro delegazione, mentre il grosso dei dipendenti si recherà a Roma in pullman per sostenere con forza le loro ragioni. Si torna dunque al Ministero dello Sviluppo Economico, sperando ci sia anche il rappresentante dell'Amadori, che di fatto non ha mantenuto gli impegni già assunti precedentemente.
Non accenna a diminuire la cassa integrazione allo stabilimento automobilistico FCA di Termoli per il calo delle vendite del marchio Fiat Chrysler. Tra attese e incertezze, il sindacato CGIL chiede al governo della regione di convocare con urgenza i vertici dell'azienda multinazionale per conoscere l'entità degli investimenti finanziari che verranno realizzati nell'area industriale termolese, i tempi di realizzazione della nuova motoristica e se sarà garantito il numero attuale di dipendenti. Per quello che sta accadendo nei padiglioni di Pantano Basso, gli operai sono fortemente preoccupati. Parte con la convenzione tra ASREM, Comune di Venafro e Regione Molise, lo studio ambientale relativo alla piana di Venafro, i cui abitanti hanno da tempo allertato le istituzioni chiedendo attenzione per la tutela della loro salute. Lo studio avrà un costo di 60.000 euro da parte dell'ente Regione. La firma della convenzione tra ASREM, Comune di Venafro, riguarda un vero e proprio progetto per la realizzazione di uno studio epidemiologico ambientale, finalizzato ad un approfondimento dello stato di salute della popolazione residente nel comune di Venafro ed in quelli della Piana, e cioè Conca Casale, Filignano, Montaquila, Monteroduni, Pozzilli, Sesto Campano e Macchia di Isernia. Il progetto è da realizzare in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Centro Nazionale delle Ricerche di Pisa. Ci siamo, partirà a breve questo studio epidemiologico, le risorse finanziarie la Regione le ha messe in campo, la ASREM coordinerà il lavoro, il CNR porterà avanti questa ricerca, il comune di Venafro si preoccuperà di rendicontare trimestralmente e di monitorare trimestralmente ciò che succede, lo stato di avanzamento. Avevamo necessità di questo studio e devo ringraziare anche il comitato delle mamme che ci ha sensibilizzato e in men che non si dica siamo riusciti a mettere su questo progetto. Non è materia commissariale, quindi non abbiamo dovuto fare alcuna trafila, dipendeva dal Presidente della Regione, dipendeva dai sindaci, dipendeva dalla ASREM e tutti e tre questi organismi, queste istituzioni hanno lavorato in rete come le istituzioni debbono lavorare. Presidente, è una prima risposta, è un avvio per dare, come dire, qualche sicurezza a una popolazione che nel tempo si è fatta sentire. Sì, il ruolo dei comitati della popolazione è questo, sensibilizzare. Non debbono dare soluzioni, perché le soluzioni non scientifiche possono creare danni, debbono sensibilizzare. Sta a noi istituzioni poi portare avanti questo lavoro di sensibilizzazione. Devo dire che non è una prima risposta, è una risposta importante perché? Perché il Consiglio regionale ha approvato la normativa sul registro dei tumori, la Giunta ha approvato il regolamento del registro dei tumori, il registro dei tumori è in pieno aggiornamento e servirà anche per lo studio epidemiologico. Abbiamo anche altre iniziative in materia sanitaria approvate, tantissime, che stiamo comunicando con delle conferenze stampa in maniera tale che la popolazione, i cittadini molisani, percepiscono anche che il buon governo si può fare. E in merito alla soddisfazione della Legambiente dopo la notizia riguardo proprio l'avvio dello studio epidemiologico nella piana di Venafro, apprendiamo con piacere che le istituzioni hanno deciso di affrontare la problematica, ha affermato Manuela Cardarelli, presidente della Legambiente Molisana. La convenzione di oggi è un passo per porre fine all'incertezza. Ci spostiamo adesso da Boiano di Isernia. Gli interventi chirurgici al reparto di senologia dell'ospedale veneziale sono stati bloccati da un provvedimento dell'azienda sanitaria. Nel nosocomio saranno possibili solo gli interventi ambulatoriali. Sulla preoccupante vicenda è stato informato il neo ministro Roberto Speranza.
Ennesimi malumori per quanto riguarda la sanità molisana. Dopo la decisione dell'azienda sanitaria ASREM di bloccare gli interventi chirurgici al reparto di senologia dell'ospedale di Isernia, insorgono i cittadini della zona Pentra che chiedono maggiori diritti e tutela per la salute, un diritto sancito anche dalla Costituzione italiana, diritto che a detta loro verrebbe negato a seguito delle ultime decisioni prese al vertice. A seguito di ciò non sono mancate proteste e una manifestazione pubblica predisposta dal Comitato in seno al problema, che afferma di voler portare al più presto il caso al ministro della salute Roberto Speranza. Ad annunciarlo il portavoce del comitato Emilio Izzo durante il sit-in all'ingresso dell'ospedale veneziale. Presente anche l'avvocato Oreste Scurti, che così ha commentato la faccenda. Siamo tutti qui per protestare per una causa giusta, sì, sicuramente ho presentato una diffida, ora spiegherò. Ma voglio dire che questa è l'ennesima pugnalata alle spalle a Isernia, alla città di Isernia e all'ospedale di Isernia. Quello che funziona a Isernia lo chiudono, se ci sono dei medici bravi li mandano via. È questo quello che noi contestiamo principalmente, perché Isernia viene continuamente bombardata dalla politica, che è responsabile di quello che sta accadendo. La logica del risparmio non la condividiamo, perché la pelle delle persone non può essere scambiata, può essere trattata come merce di scambio rispetto a un risparmio e a un debito che hanno creato loro. Allora, se la politica ha fatto un debito, risponda di questo debito, soprattutto. Perché una cosa che funziona, perché una cosa che è, la mandano via, quelli bravi li cacciano? Questo succede solo a Isernia, solo a Campobasso. Questa è la nostra politica e noi cittadini non ci stiamo. Visibilmente turbati i cittadini del posto, che hanno chiesto maggiori tutele. 15.000 euro al mese. Noi paghiamo, abbiamo pagato, abbiamo pagato i contributi e abbiamo diritto e bisogno dei dottori che abbiamo. Perché la salute è un bene pubblico per tutti, perché non è giusto. Io non abito a Isernia, però mi faccio carico dei problemi, perché le tasse io le pago qua. E ho diritto di parola anch'io e di essere curata se un giorno dovessi ammalarmi. Io mi auguro di no. Intanto in queste ore pare che si sia accesa la speranza, e questo a seguito della protesta durante la giornata di ieri. Pare che si potrebbe mantenere la piena funzionalità del centro di senologia e che si sta aspettando solamente la rettifica di Lucchetti. Nelle prossime ore si attendono ulteriori riscontri. Vittorino Facciolla, segretario regionale del PD, ha preso parte ai lavori della prima direzione nazionale del partito a Roma, la prima dopo l'uscita di Matteo Renzi. Non posso non condividere una certa preoccupazione per quelli che potrebbero essere gli esiti di questa scissione politica sui nostri territori, ha sottolineato il segretario Facciolla. Investire al sud e ridurre la burocrazia sono aspetti fondamentali per consentire alle aree interne del Mezzogiorno di riagganciare lo sviluppo, lo ha dichiarato la deputata della sinistra Giuseppina Occhionero in merito alle linee guida tracciate dal ministro per la coesione Giuseppe Provenzano. Gli automobilisti chiedono agli amministratori comunali di Isernia di revocare l'appalto alla società AJ di Spoleto, che gestisce i parcheggi. Le tariffe del 2019 non sono state determinate, chiamati in causa anche il prefetto e la procura della Repubblica. Vediamo il contributo. Una nuova pagina della telenovela che vede coinvolto il comune, i cittadini che protestano, i comitati per il no e l'azienda che gestisce le soste blu, i parcheggi qui a Isernia. Felice Antonio Di Schiavi, l'aggiornamento ad oggi. L'aggiornamento ad oggi è che continuano i dissensi da parte della città intera e dei pendolari contro questo provvedimento che, oltre ad essere ingiusto socialmente, già l'abbiamo spiegato più volte, è illegittimo sotto una serie abbiamo dimostrato con un elenco tutte le illegittimità che ci sono. Quindi noi adesso investiremo anche il prefetto, anche la procura della Repubblica, lo stesso sindaco, a far desistere il comune o gli ausiliari del traffico per conto del comune di contravvenzionare gli utenti, perché non è stata determinata alcuna tariffa sulle soste blu da pagare con apposita ordinanza sindacale. Ma il comune avrebbe la possibilità di revocare questo incarico non uscendo con le ossa rotte, come si suol dire?
Sì, certamente, il Comune potrebbe revocare, anzi farebbe bene a farlo subito, potrebbe revocare questo appalto che ha affidato a questa ditta, e la ditta non può fargli nessuna azione risarcitoria, perché la ditta sapeva benissimo che c'erano queste illegittimità che sono venute fuori e quindi è corresponsabile con il Comune. Dunque, se è corresponsabile con il Comune, non può fare nessuna azione risarcitoria al Comune, perché è responsabile anch'essa. Quando parla di legittimità si riferisce essenzialmente al fatto che non è stato determinato il prezzo per il 2019. Soprattutto a questo, che non c'è alcuna tariffa determinata con ordinanza sindacale, quindi il pagamento che si pretende dai cittadini per parcheggiare in queste soste blu è illegale. Secondo me si profila anche il reato di estorsione o di abuso di ufficio. Per i parchimetri è stato attivato nella città di Isernia anche il sistema di pagamento tramite carta di credito. Lo rende noto proprio la società AJ Mobilità di Spoleto, che gestisce il servizio delle soste a pagamento. Occorrerà ancora del tempo per sistemare in via definitiva a Termoli il costone franato di via Rio Vivo. Restano in attesa le famiglie residenti nelle palazzine interessate dalla vicenda. Un atto dovuto alla recente revoca a Termoli dell'ordinanza emessa dall'ex primo cittadino Angelo Sbrocca sul costone franato di Rio Vivo, nella parte a sud della città, dove si sono verificati pesanti smottamenti di terreno. Tonnellate di terra, distaccatisi dal costone un anno e mezzo fa, invasero i cortili interni delle palazzine che si affacciano sul mare, arrivando a lambire le mura perimetrali. Trattandosi di aree private, l'ordinanza del neosindaco Francesco Roberti ha disposto che i proprietari della parte a monte della scarpata procedessero già all'inizio di quest'anno alla messa in sicurezza del costone. A seguito di altri cedimenti tecnici di Palazzo Sant'Antonio hanno effettuato un intervento sostitutivo di messa in sicurezza dell'area a tutela dell'incolumità dei residenti. Nei mesi scorsi è stata redatta una relazione sulle azioni da attuarsi per la definitiva messa in sicurezza di Rio Vivo, opere consistenti in due fasi di intervento, quella a breve termine per l'immediato rientro dei residenti sgomberati dalle loro abitazioni e quella a lungo termine per le soluzioni definitive, tese a dare condizioni di stabilità dell'intera scarpata. In attesa di ulteriori sviluppi e con l'avvicinarsi delle stagioni più fredde, il Comune ha realizzato sulla parte sommitale del costone un fossato di guardia per lo smaltimento delle acque piovane. Per la firma dei contratti istituzionali di sviluppo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è atteso di nuovo in Molise alla metà di ottobre. La data certa è ancora da definire. Invitalia intanto ha richiesto ulteriori documenti per i progetti presentati dall'amministrazione a Palazzo San Giorgio di Campobasso. In Italia oltre 7 milioni di persone, soprattutto anziane, hanno un disturbo all'udito. Con Nonno Ascoltami torna anche in Molise la campagna gratuita di prevenzione dei disturbi uditivi. Noi da 10 anni siamo in piazza e devo dire che l'operazione di cultura dell'udito, di diffusione della cultura dell'udito è perfettamente riuscita. Tanto c'è ancora da fare, ma tanto è stato fatto. In Italia il problema è molto sentito e non solo, come dicevamo, per gli anziani ma anche per i più giovani. È importante iniziare a prevenire sin dalle scuole primarie, quindi entrare direttamente nelle scuole. Assolutamente sì, noi lo facciamo. Come azienda siamo presenti con la campagna Ascolta Responsabilmente, andiamo nelle scuole a dire sostanzialmente ai ragazzi di abbassare il volume delle cuffiette, perché oggi sta succedendo un fenomeno molto grave. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede tantissimi ipoacusici nel mondo dovuti a queste abitudini ormai di utilizzare nel modo errato i device e i cellulari con cuffiette messe ad alto volume e utilizzate per troppo tempo durante tutta la giornata. Quali sono i problemi correlati ai disturbi uditivi nell'ambiente sociale e lavorativo?
I problemi sono tanti, sicuramente c'è la tendenza a cambiare un pochettino il carattere, a tirarsi un po' indietro. Nella socialità si tende a fare una parola di meno piuttosto che una di più, perché comunque si ha paura del giudizio, si ha paura di chiedere di nuovo, di ripetere, è un qualcosa che evidentemente non si è capito. Sul lavoro si possono avere svariati problemi relazionali con un cliente, con il proprio collega, insomma l'efficienza diminuisce a tutto tondo e questo porta problemi. Problemi dalla famiglia al lavoro alla società, sicuramente. Il 5% della popolazione di tutto il mondo ha una perdita uditiva disabilitante con seri problemi relazionali e lavorativi. La prevenzione inizia dalle scuole, poiché l'uso smodato di cellulari e cuffiette può creare danni permanenti sin da giovani. Quest'anno la campagna gratuita di Non Ascoltami farà tappa a Termoli domenica 29 in piazza Vittorio Veneto e a Campobasso domenica 6 ottobre in piazza Vittorio Emanuele. Per gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea triennale all'Università degli Studi del Molise è sufficiente il possesso di un diploma di scuola superiore. Per il corso di laurea magistrale, invece, bisogna avere conseguito un diploma di laurea triennale o quadriennale. Per l'iscrizione al corso di laurea di primo livello si potrà tenere conto di precedenti esperienze formative e lavorative, al fine di attribuire il numero massimo di 12 crediti già all'atto dell'iscrizione. Dopodomani a Campobasso una giornata all'insegna dell'ecologia e dell'accoglienza. Gli scout hanno organizzato un evento per avvicinare i cittadini alle buone pratiche di cittadinanza attiva. Fare chiasso ed essere disturbatori scomodi ma creativi e positivi. È questo lo spirito con cui il gruppo Scout Campobasso 5 intende dare il suo contributo all'ambiente e all'accoglienza. Giovedì 26, all'Auditorium Max Gil di Campobasso, dalle ore 20, i ragazzi daranno il via all'evento Carpe Diem, migliora te stesso, cambia il mondo, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'immigrazione. Rendere coscienti i molisani su argomenti ormai centrali nelle principali agende politiche nazionali ed internazionali, ma anche spronarli alla cittadinanza attiva, così che anche loro possano dare un contributo, insieme alle associazioni e alle amministrazioni locali, per l'attuazione delle buone pratiche ecologiche e dell'ospitalità. Quando le istituzioni si aprono ai movimenti, ma soprattutto ai giovani, io credo che sia sempre una cosa bella. Gli scout contano circa oltre 40 milioni di associati in tutto il mondo, è uno dei movimenti più grandi che ci sono a livello mondiale, nel rispetto dell'ambiente, dei rapporti umani e dei rapporti dell'accoglienza che loro fanno della loro vita quotidiana. Siamo veramente soddisfatti, sono convinto che il 26 sarà una giornata bella per tutti i ragazzi e tutti gli scout della nostra regione. Quello che vogliamo fare con questo evento del 26 è far capire ai giovani quanto è importante essere attenti a quello che ci circonda, sia a livello umano, quindi accogliere l'altro, e così come è importante informarsi del problema ambientale che c'è adesso in questo momento storico. Ambiente accoglienza perché stiamo vivendo dei momenti noti a tutti a livello nazionale. Noi vogliamo con questi due temi portare a conoscenza la cittadinanza e i nostri fratelli di quanto importante sia mantenere il mondo pulito, fruibile per tutti e soprattutto aprire le porte a persone che hanno la sfortuna di non essere nati dalla parte migliore del mondo. Quanto sono importanti le pratiche di cittadinanza attiva per la salvaguardia dell'ambiente? Noi le riteniamo importantissime, anche perché senza queste pratiche della cittadinanza attiva nessuno conoscerebbe bene le cose. Quindi le pratiche di cittadinanza attiva non solo vanno divulgate, ma dovrebbero essere anche messe in pratica da un po' da tutti per far sì che questo mondo resti migliore di come l'abbiamo trovato. Domenica 29 si celebra in tutta Italia la giornata nazionale del veicolo d'epoca. Il Classic Car Club di Campobasso aderirà all'iniziativa. Per l'occasione un gruppo di auto d'epoca si radunerà e partendo
Dal capoluogo molisano si recherà in Alto Molise, in particolare a Capracotta e San Pietro Avellana. Siamo adesso alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Tempo variabile oggi sul Molise. Le temperature sono comprese tra i 15 gradi di Campobasso e la massima di 25 gradi ad Isernia. Ventilazione settentrionale, quasi calmo l'Adriatico centrale. Dalla sera nubi in lento diradamento. Sulla regione domattina è previsto tempo soleggiato, valori atmosferici in leggero aumento. Venti ruoteranno da sud. Per lo sport iniziamo dal ciclismo, si chiude con il segno positivo il circuito dei sentieri del Sole e dei Sapori per la società Molise Tour Bike, che porta a casa risultati di rilievo. A Collarmele in Abruzzo applausi per Emilio Bontempo, che chiude la prova sulle due ruote al 36esimo posto assoluto ed è terzo nella categoria M1. Nel calcio di Serie D il Campobasso ritrova fiducia nei propri mezzi e l'abbraccio dei tifosi. Successo sulla Vastese voluto a tutti i costi dai rossoblù di Mirko Cudini. Ascoltiamolo. Prestazione convincente del Campobasso nell'ultima sfida giocata tra le mura amiche contro la Vastese. Personalità, voglia di superare le difficoltà e l'interpretazione della partita hanno avuto ragione nella formazione del tecnico molisano Mirko Cudini. Si poteva fare meglio il primo tempo come fase realizzativa, abbiamo avuto il ritmo abbastanza alto, quello che volevamo, però non sempre in questo momento riusciamo a concretizzare. Non mi preoccupa più di tanto, ho detto oggi ai ragazzi che i nostri migliori attaccanti in questo momento sono i centrocampisti, ma non deve essere un demerito degli attaccanti, ci sarà il momento che faranno con gli attaccanti e magari noi i centrocampisti, quindi questo. Quello che conta oggi è stato lo spirito, è stata la voglia di andare a prendere questi tre punti contro una buona squadra e dar seguito alla prestazione buona che abbiamo fatto anche domenica scorsa a Torino. Stiamo facendo discretamente, è dispendioso, soprattutto quando affrontiamo squadre come oggi la Vastese che si aprivano a 5, quindi esternamente ci hanno fatto correre abbastanza, non a caso i due centrocampisti oggi hanno finito stremati, quindi. Però è il nostro modo di pensare, è il nostro modo in questo momento che ci sta dando discreti risultati, quindi vediamo se continuare in questo modulo, ma come ho detto ai ragazzi e continuo a ripeterlo, oltre al modulo e all'interpretazione che dobbiamo dare, quindi siamo passati poi al 4-4-2, quindi ci siamo abbassati un po', ma era oggi e credo che il risultato fosse talmente importante che al di là del primo tempo buono, un secondo tempo un po' meno forse propositivo ci poteva stare. Con questo modulo sicuramente arriviamo con più densità in zona gol, però in questo momento non stiamo ancora concretizzando. Ma l'ho detto e lo ripeterò, non va avanti il singolo, non va avanti l'attaccante, va avanti in questa squadra il Campobasso come rosa, come squadra. Quindi sono contento dell'interpretazione e della voglia che oggi hanno messo in campo, non perché le altre partite non ci sia stata, però vincere oggi in casa, dopo un inizio non brillantissimo sotto l'aspetto dei risultati, era talmente difficile che non era neanche semplice. Rossoblù in crescita sotto tutti i punti di vista, che fa ben sperare per le prossime giornate. A partire da domenica 29 nel test contro un'altra abruzzese, il quotato Pineto. Siamo in chiusura, sono 25 i tennisti che insieme ai 4 atleti provenienti dalla Serie D cercheranno di conquistare l'ingresso nel tabellone principale del secondo torneo di tennis città di Campobasso,
Chi riuscirà ad occuparli avrà la possibilità di sfidare uno dei 15 semiprofessionisti iscritti in gara, tra cui Enrico Fioravante, Matteo Fago e il bosniaco Darko Bojanovic, candidato alla vittoria finale dell'Open sui campi della Villa Comunale. E con questa notizia di tennis chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi, è tutto.